La stagione 2022-2023 per il Nicosia nel campionato di calcio di prima categoria inizia nel migliore dei modi. Nella prima giornata affrontato in casa sul neutro di Gangi la Don Bosco Mussomeli superandola per 3-0. Per l'occasione mister Fabio Picone ha schierato un 4-2-3-1 con Scardino tra i pali, linea difensiva con Pittera e Lo esterni con Gazzane e Conticello centrali. Centrocampo con D'Amico e Mannino in cabina di regia e dietro l'unica punta Andiaye, il trio composto da Siracusa, Battaglia e Muraglia. Al 31esimo del primo tempo Mannino lancia in aria Muraglia, un difensore avversario spizzica di testa la palla e favorisce l'intervento dell'attaccante biancorosco che scavalca con un tiro al volo il portiere avversario. Nel secondo tempo gli avversari potrebbero pareggiare al 23esimo, l'arbitro concede un rigore ma l'attaccante della Don Bosco batte un tiro debole facile preda per Scardino. Al 37esimo il Nicosia chiude il match con una rete di Mannino, il centrocampista dal limite dell'area avversaria fa partire con il suo potente destro un fendente che si insacca all'angolo della destra del portiere. In pieno recupero al 50esimo Rizzo ruba palla a centrocampo, serve Castro Giovanni che solo davanti al portiere non sbaglia e fissa il risultato sul 3-0 finale. Un Nicosia vivo e pimpante, ben messo in campo, ha saputo conquistare i primi preziosi 3 punti stagionali e il 2 ottobre affronterà fuori casa l'Atletico Favara. Reduci da una sconfitta fuori casa per 2-0 con il Sant'Anna Enna.